notare un fatto. A marzo, prima delle elezioni, lo spread era attorno a 120 punti base. Adesso è sopra i 300 punti base, lasciamo perdere le oscillazioni giornaliere. Il che significa che sono miliardi in più semplicemente da usare per il servizio del debito. Sono conseguenze sui depositi delle banche, sono conseguenze sui finanziamenti a famiglie e imprese. Questo prima non c'era. Guardi, è cominciato ad esserci. Se lei in televisione racconta che i mutui, che i tassi di mutui dei cittadini dipendono dallo spread, lo sa anche lei che è falso. Lo sa anche lei, non lo dica perché non è vero. No, adesso allora le spiego. Allora le spiego una cosa che forse non è chiara. No. Perché se aumenta lo spread diminuisce il valore capitale degli attivi delle banche. Sì. E quindi le banche si devono rifare alzando il costo del finanziamento. Questo lo dice lei. Risposto prima. Siete favorevoli? Non c'è da rispondere, perché nel momento in cui io le dico... I problemi sono sempre di altri, no? Nel momento in cui io le dico che la cosa importante e la salvaguardia della salute dei cittadini e del territorio, io le parlo di altre cose. Però lei è in Parlamento, adesso scusi, ci sono, con grande garbo. Voglio sapere se lei è favorevole o no a reintrodurre la legge. Esiste anche in qualche cosa la necessità di rispondere? La possibilità di rispondere. La necessità di rispondere è quella che io rispondo all'esigenza dei cittadini, guardi, non alla sua privata. No, guardi, che io non ho un giardino privato. È questa. E non rispondere. Lei mi sta parlando di Ilva, che cosa si deve fare? Non ci sono idee confuse, guardi, ci sono molte idee, ma purtroppo la situazione è arrivata a punto tale. No, le idee ci sono, guardi, è solo che la soluzione è così incancrenita. Allora, io, ecco, ma può rispondere? Lo avete tolto lo scudo penale? Siete disponibili o no? Sì o no? Decarbonizzazione. La decarbonizzazione, ma questo è uno slogan. Non si è fatta, e com'è non che è si decarbonizza? Guardi, lei deve sapere, bisogna spiegarle tecnicamente, perché sì, giustamente ci ricordavano. Per decarbonizzare un ciclo integrale di produzione dell'acciaio, sono sicuro che la senatrice è espertissima di queste cose, ci vuole tanto gas a basso costo. Allora, se la stessa politica che blocca la TAP cerca di riconfigurare uno stabilimento con tanto gas a basso costo, vuol dire che con una mano fa una cosa e ne nega un'altra. Io parlo di idrogeno, che è un'altra cosa. No, un attimo, io parlo per voi, segretario. L'idrogeno, c'è uno stabilimento sperimentale oggi in Germania, non c'è altro. Perché non farlo? Perché non tentare la sperimentazione su una delle parti? Siamo al Benatrice. I tempi non ci sono. Credo sia meglio accendere i condizionatori d'aria anche d'inverno, come suggeriva Barbara Lessa. Ma lei personalmente è favorevole o no? A cosa? Allo scudo. Domani lei si mi vota... fa una domanda che per me non ha importanza. Ma in Parlamento dico gli italiani vi votano per dire se votate perché a favore o contro. Non è vero. Perché non ce lo dice? I miei italiani, i miei cittadini mi votano perché io li porti delle soluzioni. Perché gli parli di decarbonizzazione? Guardi, no, io li come devo portare Emiliano delle soluzioni. Non ma devo no, veramente fare avete creato show, il problema guardi, con lo